Librando, libri in volo con Dante Cerati. Alla fine degli anni Ottanta l'amore tra i banchi di scuola era quello stesso sentimento misto di imbarazzo, desiderio e sofferenza che viviamo al giorno d'oggi. Tuttavia, a quei tempi non esistevano né Facebook né WhatsApp. E a raccontarlo nel suo ultimo romanzo, Nessuno come noi, per Mondadori Editore, ci pensa lo scrittore Luca Bianchini, che sceglie di fare un salto indietro nel tempo e perciò di proiettare il lettore in una realtà che forse ci siamo dimenticati, fatta di lettere, di bigliettini, di attese e di incontri. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati. Benvenuti a questa nuova puntata di Librando. Naturalmente, per sapere qualcosa di più della vita dei ragazzi nella Torino a cavallo fra gli anni 80 e 90, abbiamo l'autore del libro, Luca Bianchini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie, buongiorno. Nessuno come noi è una storia di giovani vissuta sui banchi di scuola. Come nasce? Come mai hai scelto di ambientare questo libro non al giorno d'oggi, ma a cavallo fra gli anni 80 e 90? L'hai fatto per i nostalgici? No, l'ho fatto perché ho trovato un diario del mio liceo, della mia terza. Ho iniziato a leggerlo e non ho più smesso, perché ogni giorno io e i miei compagni e le mie compagne attaccavamo ritagli di giornale. E più che altro ho trovato dentro già una storia che mi piaceva. Ho contattato la mia vecchia compagna di banco, anche lei ha trovato la sua agenda, e così ho deciso di fare questo tuffo che non voleva essere solo nostalgico, perché ho conversato anche con molti ragazzi che fanno terza oggi ed è venuto fuori questa storia che per ora sta piacendo molto un po' a tutti, e questo mi fa piacere. Vince, Kate e Spagna, e poi anche Romeo, sono i personaggi al centro della tua narrazione. Tu li descrivi attentamente nelle abitudini, nei comportamenti, e presenti anche il loro background familiare, proiettando così il lettore di fatto nelle loro vite. Com'è cambiata la vita dei giovani d'oggi rispetto a quella che vivevano loro, secondo te? Beh, la cosa bella è che i sentimenti sono rimasti identici, e questo ve lo posso dire perché ho parlato a lungo con i ragazzi. Gli occhi che luccicano, le insicurezze, i brufoli, la paura di essere inadeguati sono identiche. È cambiato fondamentalmente il telefonino e internet, che è una grande rivoluzione che ha cambiato tutti, non solo loro. Noi eravamo un po' più coraggiosi, secondo me, andavamo a conoscere le persone senza mettere i like su Facebook, ma proprio mettendoci la faccia. Oggi la faccia è mediata da uno schermo, e questo rende tutto più semplice, ma anche aumenta l'insicurezza. Alcuni dei personaggi che presenti nel tuo libro sono un po' lo stereotipo di quel compagno che ognuno di noi ha incontrato in classe. Ma tu, Luca, qual è il genere di compagno che non sopportavi e invece quello che vedevi più affine a te? Ah, vabbè, io non sopportavo me stesso fondamentalmente perché ero un po' competitivo, pensavo che tutti ce l'avessero con me un pochettino, poi in realtà sapevo anche essere simpatico, spero. E non sopportavo quelli che capivi che il professore aveva un debole per loro per ragioni o estetiche o per simpatia, anche se molti film sei tu che te li fai, ecco. Quello non so se era la realtà o se eravamo noi che vedevamo le ingiustizie dietro ogni angolo, questo non lo so dire. E poi non mi piacevano quelli che dicevano che non avevano studiato, che non sapevano niente, che appena li interrogavano iniziavano a parlare a macchinetta, ecco, quello mi dava un po' i nervi. I più odiosi in assoluto, condivido questa cosa. Cioè, vero? No, non so niente, non so niente. Assolutamente. Tu gli dai la pacca sulla spalla e poi quello va là e prende 9. Veramente, i peggiori, io te stavo anch'io. Luca, tu hai vissuto tantissimi anni della tua vita a Nichelino, in provincia di Torino. Che rapporto hai tutt'oggi con il tuo paese e quali aspetti di questa realtà hai scelto di far trapelare fra le pagine del tuo libro? Beh, ci torno tutte le domeniche quando vado a pranzo dei miei, che continuano a vivere lì. Devo dire che è stato molto utile crescere tra i palazzoni, perché quando ci torni non te lo dimentichi, perché comunque ti impari a confrontare con tutti e capisci che la periferia ha una sua forza che ti rimane nel tempo. Quindi apparentemente sei meno privilegiato, ma se poi hai la fortuna, come ho avuto io, di studiare, di viaggiare, alla fine è una cosa che ti rimane, un valore in più. Luca, nel tuo libro si sente una differenza molto evidente fra una classe sociale ed un'altra, cioè tra i ragazzi ricchi e i cosiddetti ragazzi della periferia, che cercano di andare avanti anche con molti sacrifici. C'è qualche esperienza che hai riportato in questo libro che appartiene ad una realtà che hai vissuto direttamente? Beh sì, i miei compagni della collina che ci invitavano alle feste in smoking, e noi non avevamo lo smoking, quindi era molto complicato. O non andavi, o come è successo a me, prendevi le cose in tintoria. I miei avevano una tintoria, quindi prestate. Insomma, quello non è stato facile. E loro ti dicevano: ma scusa, fatti prestare lo smoking da tuo padre. E loro non ci pensavano che tuo padre non poteva avere lo smoking, che non tutti i genitori hanno lo smoking. Ecco, questo è stata una lezione un po' per tutti, non solo per noi ma anche per loro. Luca, l'amore è il
sentimento il collante proprio che lega le fila della vicenda. Era più facile secondo te esternare i sentimenti una volta oppure è più facile oggi con l'immediatezza dei social e di internet? Non è mai facile l'amore. Oggi sembra più facile perché mandi i cuori e l'emoticon. Di fatto i sentimenti sono sempre complicati e il mezzo è sempre un mezzo. Alla fine, quando sei triste e innamorato, che tu abbia il social, che tu abbia il telefono, la lettera, non credo che poi cambi molto. Luca, che cosa speri possa cogliere il ragazzo di oggi che decide di leggere il tuo libro? Che si possa ritrovare, che non si debba vergognare quando si sente inadeguato, perché l'inadeguatezza è un tratto comune a molti esseri umani e quindi che nessuno si piace veramente, e accettarlo con un sorriso. Un'ultima domanda, Luca, dobbiamo aspettarci un film da questo tuo romanzo? L'hanno comprato entusiasti, produttori, quindi può essere, ma adesso il mio sogno è che la gente legga questo libro, poi il film si vedrà. Ma tutte e due, perché ho visto appunto che sta andando molto bene il libro e ho letto anche del film che insomma pare che sia piaciuto molto, per cui insomma te lo auguro veramente di cuore. Grazie. E allora io ringrazio Luca Bianchini per essere stato con noi oggi, ricordo agli ascoltatori il suo ultimo libro per Mondadori, Nessuno come noi. Grazie ancora di cuore. Grazie a te e a voi.